bambini, siete venuti per donare il tè? No? Non per una tazza di tè? Ah, ok, ho capito. Siete venuti per ascoltare il giardiniere dei sogni. Beh, allora, buon ascolto e soprattutto buon divertimento. Questa è la storia di tutte le storie e inizia al di fuori del mondo, in una terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Proprio lì c'era una casetta, vi abitava un vecchio omino, talmente vecchio che ormai non ricordava più quanti anni avesse. Forse 100? Forse più di 1000. Portava un buffo cappello e un cespuglio bianco come barba e un bel paio di occhiali sul nasone che ballavano mentre l'omino schiacciava i tasti di una rumorosa macchina da scrivere. Un vecchio pezzo di ferro con le lettere c'era una volta quasi del tutto consumate. Terminato di scrivere, l'omino prese delicatamente le pagine e uscì dalla casetta, pronto ad attraversare la terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Il vecchio si lasciò suggerire dal caso il luogo perfetto per fare ciò che andava fatto. Perché non basta desiderare il posto perfetto per trovarlo. Tutte le circostanze devono essere favorevoli. Quel giorno le circostanze erano decisamente favorevoli. Il vento soffiava verso est. Vi ricorda qualcosa? A me Mary Poppins. I mari della luna erano in piena e un fulmine era appena inciampato a terra. Eccolo il luogo ideale! Un piccolo pezzo di terra al sole, perfetto per far crescere qualunque cosa. Dopo aver sotterrato la pagina, l'omino vi tornò ogni giorno, alla stessa ora, per prendersene cura. Anche questo mi ricorda qualcosa. La volpe, il piccolo principe! Beh, torniamo alla storia. Passarono ore, giorni, forse settimane, e finalmente dalla terra spuntò qualcosa. Ancora troppo poco, in realtà, per rimanere a bocca aperta. Passarono altre ore, altri giorni, e quel qualcosa divenne un albero bellissimo, dal tronco robusto e dalla chioma foltissima. Le sue foglie erano pagine, scritte fitto fitto, pagine che lasciavano rotolare fuori, senza badarci tanto, i protagonisti delle storie. Si accartocciavano, si piegavano in continuazione, per dare vita a creature troppo belle per essere vere. L'omino pensò che fosse giunto il momento. I fogli erano maturi. Cominciò quindi a raccogliere tutte le pagine, ammucchiandole con cura dentro una carriola. Più il vecchio tagliava e accatastava pagine, più sembrava felice. L'omino aveva lavorato, lavorato e lavorato, finché sull'albero non era rimasto più nulla. Tornando verso casa, la carriola sbandava, talmente era piena. La colonna di pagine impilate era tanto alta da dare l'impressione di cadere da un momento all'altro, ma rimase in piedi. La mattina seguente, l'omino si mise a cucire, pagina dopo pagina. Prendeva centinaia di fogli e per farli andare d'accordo passava tra la carta una spessa copertina di pelle con un filo e con un ago lungo quanto un dito. Dopo diversi chilometri di filo, l'omino decise che era giunto il momento di liberare i suoi libri. Aprì la finestra e dopo qualche istante i volumi spiccarono il volo, uno dopo l'altro, inseguendo la loro necessità di sentirsi altrove, come uccelli in ritardo per migrare. Battendo le pagine come ali, i libri volarono oltre la terra, con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Fino al cuore dei deserti più torridi, ma non si fermarono. Scrollandosi di dosso la sabbia intrappolata tra le pagine, attraversarono tutti i mari conosciuti. Ma non si fermarono.
Volarono senza sosta, dallo spuntar del sole al chiarore della luna, ma non si fermarono. Con le pagine leggermente consumate dal viaggio, i libri giunsero infine in città, stremati. Era ormai tempo di fermarsi. Ecco la destinazione, una vecchia biblioteca. Alle pareti c'erano scaffali fino al soffitto, zeppi di libri, grandi o piccoli, scuri o colorati. E in quell'intricato groviglio di storie si posarono anche i libri provenienti dalla terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Tra gli scaffali gironzolava un bambino, come tanti altri, che a un certo punto alzò lo sguardo. Lo vide, così, per caso, come succede con i colpi di fortuna. Un libro pesante, cucito a mano, intento a riposare dopo un lungo, lunghissimo viaggio. Il bambino allungò la mano e in lui accadde qualcosa. Sfogliò le pagine, cominciò a leggere e non volle più fermarsi. Non si sa bene cosa ci fosse tra le parole di quel libro. Forse la storia di un burattino di legno parlante, forse le gesta di un giovane cavaliere con una spada magica, o forse un'avventura che cominciava con un coniglio sempre in ritardo, la mia. Nessuno potrà mai sapere cosa contenesse quel libro, ma il bambino lo premeva contro il viso da ore per non perdere nemmeno una lettera. Il bambino lesse fino a sera, senza mai fermarsi. Il tempo era passato, ma passato incredibilmente in fretta. Avrebbe proseguito ancora per ore, se non fosse sopraggiunto il sonno. E così la storia, cominciata tra le pagine di un libro, continuò nel sogno, popolando la fantasia di creature troppo belle per essere vere. Questo è ciò che succede se ci si imbatte in una delle storie provenienti dalla terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Ma forse per voi. Ma forse sì, voi ne avete già vissuta qualcuna. Ciao bambini! Okay.